Dopo 7 minuti Piacenza in vantaggio, punizioni di Patrascu, prova Rantier, palla sulla traversa, poi rientra in campo, inutile l'acrobazia di Cascia, Notari cerca di allontanare, ancora Rantier, poi Bianchi per Olivi ed è il vantaggio dei padroni di casa. Assist del giovane Bianchi, 18enne, per Olivia al suo primo centro stagionale. Cross di Stamilla, arriva Bianchi in ritardo Spinale e l'arbitro Brighi comanda il calcio di rigore in favore del Piacenza. Clamorosa dunque l'opportunità per portare a due le reti di vantaggio. Cascia dal dischetto non sbaglia, intuisce il portiere avversario Brivio, ma non basta. 2-0. Poi su corner di Patrascu la palla finisce dentro, il 25esimo, si attribuisce la paternità della rete Cascia, ma in realtà a deviare dentro la porta del Mantova è Godeas, trattasi dunque di autogol. Poi Tarana va a cercare Caridi, siamo al 27esimo, Caridi è più veloce di Miglionico e mette dentro, e per Caridi c'è l'ottavo centro stagionale, si sposta la palla sul sinistro e poi prova a rimettere in carreggiata il Mantova. Grauso, il lancio è perfetto per Godeas, un po' sorpreso Olivi, e Godeas completa l'ottimo aggancio con l'appoggio in rete, primo gol con la maglia del Mantova per Godeas, è un Mantova volitivo. Prova ancora Godeas su punizione, palla ai superiori della traversa, poi Patrascu così su Caridi, rigore stavolta per il Mantova, Godeas sceglie la strada della potenza e non sbaglia clamorosamente, 3-3 dopo il primo tempo. Ancora Godeas nella ripresa, deve impegnarsi Coppola, poi mette in corner Olivi, rischia il rigore Sacchetti su Lazzari, subentrato a Rantier, l'arbitro non ha ravvisato nulla di irregolare. Poi Sommese, che ha preso il posto di Noselli, pesca Godeas che mette dentro, è il clamoroso gol del sorpasso. Godeas su cross di Sommese, assente la difesa del Piacenza, ora la situazione è Piacenza 3, Mantova 4. E allora la squadra di Iachini cerca il gol del pareggio, non sfrutta una clamorosa occasione sotto misura Stamilla. Al 37esimo espulso Sacchetti per somma di ammonizioni, intervento su Degano entrato al posto di Bianchi. Con la superiorità numerica, punizione per il Piacenza, Degano, poi Brivio e non perfeziona Neffe. Sono 5 minuti di recupero al 49esimo della ripresa, Cascia sciupa così all'altezza del secondo palo la occasione clamorosa del pari. Algarilli, suicidio del Piacenza, pessimo in difesa, non ha protetto un vantaggio triplo. Gode a strascinatore del Mantova ad una rimonta senza